Kelbly, Francesco, è un marchio noto soprattutto nel settore del tiro, ma che anche nel segmento della caccia sta riscuotendo un certo successo. Con il suo modello Atlas Hunter, insomma, è molto interessante per i cacciatori, anche quelli italiani, e quest'anno, se non sbaglio, abbiamo un nuovo allestimento. Sì, esatto, abbiamo una nuova entrata nella famiglia della Atlas Hunter da caccia, si chiama appunto l'Atlas Hunter Alpine, è un nome così per dare una come si può dire, per abbinarla anche alla nostra caccia classica in montagna, ma soprattutto per far capire una nuova carabina leggera. Mentre sulla Atlas Hunter, di cui siamo molto contenti e fieri per la precisione e per il successo che ha avuto, abbiamo un peso di 3,9 kg, qua arriviamo a 3,2 kg, quindi uno che va a Camosci in montagna, dove il peso dell'arma è molto importante, con un redatta, con una buona ottica, un buon paio di attacchi, arriviamo a 3,9 kg, quindi o addirittura abbassare, stando sulle ottiche molto più leggere. Però 3,270 kg per la sola carabina comincia ad essere un peso portabile, e soprattutto mantenendo la cosa più importante, che era la sfida più grossa, uno standard di precisione che abbiamo già sulle altre carabine. Quindi stessa precisione, di alto livello. E per quanto riguarda i calibri? Per quanto riguarda i calibri, questo qui è il primo, diciamo così, la prima carabina che è arrivata, diciamo il primo prototipo, e arriva già in un calibro molto interessante. È un 6,5 Creedmoor con canna da 24. La caratteristica principale è che per questo campione che è arrivato è stato montato, l'azione è una Atlas con un trattamento in acciaio Black Nitride, praticamente per indurire tutta la parte della meccanica. Ha una scorrevolezza che è unica, sembra che corra su ghiaccio, su cuscinetti. Monta praticamente la nuova azione Atlas, la Tactical, che le dà anche una caratteristica molto importante: tutta la parte sotto è uguale a una Remington 700, quindi chiunque a casa avesse un calcio, avesse una parte di una Remington da recuperare, può comprare l'azione nuda oppure anche la carabina, cambiandogli il calcio a seconda la sua, appunto, quello che gli piace di più. Comunque, ritornando a lei, abbiamo il caricatore estraibile sotto, che fa parte della famiglia HS Precision. Praticamente è un assemblato con l'azione Kelbly, un calcio in carbonio e filo di vetro della Kelbly e una canna Krieger. Tutte le nostre carabine montano canna Krieger, per la qualità del tiro, per la precisione e per avere appunto le massime prestazioni. Dimenticavo, la novità interessante è che dal primo 2018 tutte le nostre carabine avranno in dotazione adesso lo scatto Big Sandy, che lavora su due sfere. Abbiamo un rendimento eccezionale per il peso, per la registrazione, sostituirà il Javel, che però sarà sempre a disposizione per chi lo vuole, ma crediamo che con questo scatto qua la carabina abbia un ulteriore upgrade, una marcia ancora in più.